Ciao amiche di Donna Glamour. Oggi parliamo delle tendenze borse per quest'autunno inverno. La parola d'ordine per i grandi brand sembra essere handbag, ovvero borsa a mano con il manico. Tutte le grandi griff hanno inserito nella loro collezione handbag con diverse lavorazioni di pellame e colori. Quindi chi vorrà comprarne una avrà come sempre l'imbarazzo della scelta. Uno dei marchi più forniti sotto questo punto di vista è il Twin Set, che propone bauletti in pelle ricamata di tutte le dimensioni, bicolor e anche con divertenti stampe animalier. Il tutto con una grossa attenzione ai piccoli dettagli che possono fare la differenza. Handbag ma con una grande eleganza per quanto riguarda Prada, che per la sua collezione autunno-inverno 2014-2015 propone le nuove shopping e le pattine, rettangolari, quadrate o trapezio, in numerose tonalità diverse. Per quanto riguarda appunto il colore, che indubbiamente è uno degli elementi primari per quanto riguarda le borse, si può affermare che il caramel è forse la tonalità più bella riguardo alla stagione che è alle porte. Più economiche, ma non per questo meno belle, sono le handbag del marchio Guess, che propone borse sportive e decisamente meno classiche, ma con quel tocco di eccentrico che cattura immediatamente l'attenzione. Non smettete di guardare la nuova borsa di Gucci, ma non potete permettervela? La borsa griffata a noleggio trasforma i vostri desideri di fashion victim da sogno a realtà. Da diverso tempo alcuni siti hanno provato a realizzare il sogno di milioni di donne offrendo il servizio delle it bag a noleggio. Vi ricordate la simpatica assistente di Carrie in Sex and the City che aveva la mania per le borse griffate a noleggio e ogni settimana ne sfoggiava una diversa? Ecco, da adesso sarà possibile farlo veramente. Le borse firmate si possono noleggiare per una sera, un fine settimana o addirittura per un mese a cifre modiche rispetto al loro prezzo originale da 2 o 3 zeri. Un rimedio anticrisi per far vivere a tutte le donne il sogno di indossare un'iconica borsa griffata. Con il ritorno del freddo, per le donne è tornata la possibilità di sfoderare il piumino, che oltre a riparare dal freddo è anche uno degli accessori di maggiore eleganza. Sono molti i brand che hanno già lanciato la loro collezione con tanti modelli fra cui scegliere. Ma in base a cosa i piumini vanno scelti? Cosa rende uno più adatto rispetto ad un altro? Se si vuole puntare su qualcosa di più classico, allora è d'obbligo il piumino lungo, che per questa stagione risulta essere più ricco che in passato. I modelli proposti in generale sono caratterizzati da dettagli glam come gli inserti in lana, soprattutto nelle maniche e nel collo, che si possono rimuovere con una semplice zip o con qualche bottone nascosto. Per chi invece cerca qualcosa di più sportivo, perché magari vive in città dal clima non eccezionalmente freddo o semplicemente vuole qualcosa di più giovanile, allora sembra essere più indicato il piumino corto, meno accessoriato, ma non per questo meno bello da vedere. I piumini di Twin Set puntano su un modello corto elegantemente imbottito in tessuto duchesse, con maniche cabochon ricamate, visone tagliato col letto, manica staccabile. Per oggi è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima settimana con Digi News. Help me, help me.